Benvenuti! Oggi parliamo di come l'allenamento può aiutare a contrastare gli stati d'ansia. L'ansia è una risposta naturale del nostro corpo allo stress, ma quando diventa eccessiva, ovviamente può limitare la nostra capacità di svolgere le normali attività quotidiane. L'allenamento rappresenta un'ottima strategia per poter ridurre sia lo stress che l'ansia, perché stimola per l'appunto quelle sostanze che sono le endorfine, ovvero i nostri ormoni del benessere, portando quindi ad un miglioramento complessivo della nostra situazione. Inoltre, l'attività fisica porta ad un aumento della produzione di neurotrasmettitori come ad esempio la serotonina, la dopamina, che contribuiscono ad alleviare sia lo stress che a migliorare ovviamente l'umore. Ma com'è giusto esercitarsi per ottenere il massimo beneficio contro l'ansia? Ecco, sicuramente anzitutto, come ci viene riportato anche dalla letteratura scientifica, l'attività aerobica rappresenta sicuramente un ottimo modo per poter contrastare questa situazione, quindi prendiamo come esempio la corsa ed il nuoto, che sono altamente efficaci, ma anche attività anaerobica come il sollevamento pesi si è riscontrato essere un'ottima attività per contrastare gli stati d'ansia. Ovviamente quello che dobbiamo ricercare non è un'intensità eccessiva, perché un'intensità eccessiva a sua volta potrebbe causare ulteriormente un innalzamento dell'ansia, quindi anche l'intensità non deve essere troppo elevata. Per quanto riguarda il volume complessivo di allenamento settimanale, non deve essere inferiore ai 150 minuti di esercizio a settimana. Infatti rappresenta sicuramente, ecco, la quota giusta per poter riuscire in qualche modo ad ottenere dei risultati tangibili. Infatti 3 volte a settimana rappresenta un compromesso ideale, soprattutto per chi conduce una vita già abbastanza stressante, fatta anche di lavoro e tanti impegni nella vita privata. In alternativa esistono anche altre tipologie di attività che possono aiutare a contrastare l'ansia, come ad esempio la meditazione e lo yoga, che sicuramente alleviano molto lo stress e migliorano anche la concentrazione, promuovendo anche un innalzamento della calma interiore. La strategia vincente è quella di scegliere l'attività fisica che più piace, quindi questo aiuterà a rendere l'allenamento più divertente e stimolante. Potrebbe essere un'ottima idea unirsi ad un gruppo per fare sport, o ad esempio svolgere anche esercizi a casa se ci sentiamo un po' più solisti, se ci piace più essere da soli nel svolgere attività, potremmo anche utilizzare un'applicazione per poter svolgere attività individuale da soli a casa, o semplicemente svolgere attività private con un professionista in presenza, quindi con delle lezioni one to one. In conclusione possiamo dire sicuramente che l'allenamento rappresenta un valido strumento per poter contrastare l'ansia e lo stress nella nostra vita quotidiana sempre molto frenetica. Il prediligere di un'attività fisica moderata e piacevole rappresenta un ottimo modo per non incombere in eccessi. Se andrai ad osservare queste cose di cui ti ho appena parlato, sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare, subirai una positiva trasformazione sia fisica che mentale.